la fine del IV e gli inizi del V secolo d.C., assistiamo a una serie di eventi chiave che modificheranno radicalmente il destino dell'impero romano. La divisione dell'impero nel 395 d.C., alla fine del IV secolo, tra i figli di Teodosio, Onorio e Arcadio, pensata per assicurare la governabilità dell'impero, nel corso del V secolo divenne definitiva. Viene dunque meno quell'unità territoriale e culturale che i Romani avevano assicurato al mondo euroasiatico per 500 anni. Ma nel V secolo si intensificarono le incursioni dei popoli stanziati ai confini dell'impero romano, popoli a cui si attribuisce tradizionalmente la qualifica di barbari, cioè stranieri, che i Romani sentivano estranei alla propria cultura e che appartenevano in prevalenza alla stirpe germanica. Le incursioni, sempre più frequenti e distruttive, si trasformarono nel corso del V secolo in vere e proprie invasioni. Tuttavia, mentre la parte orientale dell'impero riuscì a mantenere la propria integrità territoriale e a proseguire la sua storia per circa un millennio, la situazione nella parte occidentale divenne insostenibile, fino a determinare la dissoluzione dello Stato.